Siamo in diretta, siamo in diretta sì, se tutto funziona sì. eh, per la prima volta con questa iniziativa che stiamo lanciando adesso che si chiama The Coroners, anche per diciamo, cercare di sdrammatizzare per quanto, per quanto possibile. Uh, intanto un ciao a tutti quelli che sono collegati in questo momento che ci stanno guardando dalla, dalla pagina facebook e in teoria anche sì, da instagram siamo in diretta anche su instagram eh, ovviamente con una visuale un po' diversa perché ci si può vedere uno alla volta eh, però siamo anche su instagram abbiamo potenti mezzi come dire potentissimi mezzi allora uh, diretta che faremo eh, nel corso di in teoria questo, questo mese questo, questo marzo un po, un po strano ehm, cosa andremo a fare? allora abbiamo pensato che come noi tanti si ritroveranno sparsi in giro per l'Italia, eh, ognuno un po' chiuso nella sua situazione, e abbiamo pensato che la cosa migliore fosse rendere visibile attraverso una diretta Facebook quella che è la rete che solitamente non si vede, no? Quindi la rete che unisce editore agli altri editori, ai propri autori, a festival indipendenti, di promozione della cultura dal basso, librerie, fumetterie, insomma, quella che è, poi no? la nostra famiglia allargata che ci permette di esistere giorno dopo giorno in tutta Italia. Che fa parte di appunto tutta una catena, di tutta una filiera che non si ferma solo all'editore chiuso, diciamo, nella sua casa, solo alla libreria chiusa nella sua casa, ma appunto a come dire, molti attori eh, che fanno in modo che voi possiate eh, leggere, leggere un libro. Um, questa è, diciamo, tra virgolette la prima puntata, ma anche l'ultima qua da Casa Eris. Sì, nella realtà siamo venuti in studio a prendere i nostri potenti mezzi per Gli lavorare da casa. Uh, è l'ultimo giorno che faremo qui nella nostra sede. Nella almeno nostra, per il momento. Sì, nella nostra tana e poi questo computer che adesso sta trasmettendo lo portiamo a casa e... Ci inventeremo qualcosa di diverso. Noi abbiamo passato, tu diciamo, metà della scorsa settimana e anche questa per cercare di eh, mettere in sesto tutta questa parte tecnica. Eh, facendo prove di streaming, funzionava tutto, adesso dovremo rifare le prove con la rete da casa. Ma ce la faremo. Ce la faremo. Uh, intanto, grazie a chi sta commentando su Facebook, Un ma anche su Instagram anche su Instagram sì. Francesca Bianchi la nostra traduttrice ci dice siete tutti appiccicati ma tanto ormai se noi ce lo dovevamo avere ce l'abbiamo ce lo siamo passato e ripassato migliaia di volte no, noi stiamo appiccicati così non eh proprio già. così ma nella stessa Sì, non è 15 gra... metri quadrati eh, sempre ehm, quindi l'idea appunto ripetiamo è quella di fare eh, interviste, incontri presentazioni tramite questo canale facebook e anche, e anche instagram. Cosa vuol dire? Vuol dire che se i nostri potenti mezzi e soprattutto la linea internet ce lo permetterà, faremo delle dirette skype con i eh, nostri autori di libri che sono usciti settimana scorsa, che comunque appunto erano in uscita in questi giorni, eh, librerie indipendenti. Eh, appunto vorremmo sentire i, i librai dalla loro voce come stanno affrontando questi giorni e anche allargare un po' il discorso insomma su quello che è quelle che sono le problematiche delle librerie indipendenti in, in questo mercato qualche organizzatore di festival perché moltissimi festival sono stati cancellati e quindi magari sentire anche dalla, dalla loro voce cosa vuol dire affrontare questa situazione eh, insomma questo è un po in generale quello che vorremmo andare a fare con l'idea che non sarà un, un tempo di dirette per parlare in realtà solo della situazione che stiamo vivendo contingente del coronavirus ma creare contenuti creare riflessioni che poi in realtà sono anche sempre valevoli nel senso che la situazione che stanno vivendo oggi le librerie indipendenti è molto grave ma Spesso è grave la situazione delle librerie indipendenti, no? le difficoltà dei festival ci sono comunque spesso, anche senza coronavirus. Quindi l'idea di chiacchierare di quello che a noi, a chi ci segue, alla nostra rete allargata sta a cuore, in un periodo in cui non se ne potrebbe parlare perché è tutto un po' calmo e quieto e siamo tutti bloccati in casa, almeno chi non lavora. Intanto salutiamo anche Davide e Stefano che ci salutano da Genova che tra i vari problemi che già avevano prima insomma, esatto. si, si aggiunge tutto quanto. Tra l'altro che direi a proposito di rete di librerie, noi abbiamo due giorni fa abbiamo lanciato una lista di, di librerie che sino al nuovo decreto eh, potevano, avevano deciso di fare consegne a casa di libri tramite o bicicletta o i piedi insomma, o tramite corriere. E, ovviamente da oggi questa situazione potrebbe cambiare immagino che sarà in grande parte cambiata quindi se invece qualcuno, qualche libreria o simili ha trovato la possibilità di poter continuare a eh, recapitare libri diciamo a casa su ordinazione ci piacerebbe poter raccogliere un, un, una lista di queste librerie e, e poterla a, a rilanciare, ovviamente, o comunque contribuire a, a rilanciarla. Quindi, momento appello a sì. tutti coloro che, comunque, nel, dopo le 21:40 di ieri sera, comunque continueranno a diffondere cultura e essere un presidio te, culturale sul territorio, ce ci, cioè lo segnalino che noi lo segnaleremo esatto a chi ci segue aggiorniamo la lista ricordiamo aggiorniamo la lista su facebook perché su instagram a quanto pare si è raggiunto il limite massimo di caratteri e quindi sì. non, non si sì. può aggiornare per cui se non abbiamo quindi, aggiunto, aggiunto fede, qualcuno non ce ne voglia fate fede a quella, a quella su, su facebook Tanto, salutiamo Armin e salutiamo anche Tubi che ci stanno seguendo dalle loro, dalle loro casette ehm, insomma per questi minuti Uh, che ci rimangono le prossime dirette saranno appunto più strutturate e un po più lunghe uh, massimo di, di un'oretta oggi era giusto per presentare quello, quello che volevamo fare se avete domande intanto scrivetecele qua nei commenti di facebook che, che noi le, le vediamo e possiamo intanto chiacchierare e rispondere alle vostre domande anche da instagram anche se è un po più difficile leggere però insomma cerchiamo di rispondere a tutto. Davide ci dice i corrieri in teoria eh, lavorano, credo. Sì, i corrieri e tutta una serie di, di strutture continuano a lavorare. Non so, per esempio, se in questo momento sentite dei rumori di sottofondo perché di fronte alla nostra sede c'è un cantiere che stanno costruendo, un palazzo loro stanno eh, continuando a lavorare. I Mot motiv lavorano. Motivo che ci aiuta a essere felici ad <ride> andarcene a casa a lavorare perché era diventato sono mesi che lavoriamo stanno qua. costruendo un palazzo eh, però sì i corrieri da un punto, cioè, personalmente dico, purtroppo per, logo. per loro continuano a lavorare perché comunque già eh, diciamo le condizioni di lavoro nella logistica eh, sono quelle che sono meriterebbero tutto un discorso a parte in termini di diritti sul lavoro eccetera in più in questo momento eh, si stanno facendo carico insomma di, di tutto quello che è appunto la, la logistica del, del paese, anche i, gli acquisti online, qualcuno ve li deve portare, ve li porta appunto il corriere e loro ne parlavo giusto l'altro giorno con il corriere che passa sempre da noi. Eh, ci diceva che loro sono un po' come i pidocchi, nel senso. Eh, vanno a contatto con un sacco di, di persone, e eh, lui insomma non era molto contento di, di questa situazione. Per cui ricordiamoci che questo periodo in cui molti i negozi di prossimità, i ne negozi del nostro paesello, delle nostre città sono chiusi, stanno subendo un grave danno, noi dovremmo stare tutti in casa, non è una scusa per fare shopping selvaggio online perché insomma come dire il discorso non è quello e come ha detto anche una libraia su Facebook il coronavirus non è una buona scusa per comprare libri da amazon ora capisco che magari molti non hanno possibilità di fare in altro modo vogliono comunque ecco leggere qualcosa e non stare solo davanti alla tv alla play a netflix ok però ecco, cerchiamo di contenerci, perché, comunque, come abbiamo sempre detto in questi anni, è anche un discorso etico, è anche un discorso di favorire quello che realmente c'è sul territorio rispetto a una multinazionale che chiaramente lavora in modo diverso e lavora in modo diverso rispetto ai diritti dei lavoratori in tutti i suoi vari comparti. E soprattutto un po', diciamo, il discorso che vorremmo fare noi è un discorso di attenzione di comunità. Uh, nel senso, noi facciamo parte di una catena di, di eventi. Uh, in prima battuta ci sono gli autori, loro scrivono la loro opera, passa attraverso l'editore che diciamo la confeziona, poi noi mandiamo il libro a stampare in tipografia, loro a loro volta hanno i loro fornitori. Poi noi questo libro lo mandiamo al distributore che poi arriva in libreria e poi arriva al lettore finale. Quando si pensano soluzioni alternative che tutti, bene o male, devono mettere in campo, deve, almeno a mio avviso, avere sempre bene in mente questa catena di persone e fare in modo di non far saltare eh, parti di questa catena perché poi ne, ne va a discapito di tutti. Sì, soprattutto quello che io direi è... Avete voglia di spendere tutti i vostri risparmi in libri? Questo periodo non è un periodo, insomma, non è stata annunciata la chiusura per i prossimi cinque anni. Potete aspettare e appena sarà possibile no? muoversi sul territorio e andare nei propri negozi, nelle proprie librerie di prossimità che sono state in questi anni e tuttora lo dimostrano proprio in questi giorni essere un vero e proprio presidio culturale sul territorio. Ecco, andate appena sarà possibile da loro a comprare perché. Fatiranno tantissimo questo momento ed è importante che non saltino. È un pezzo di catena che non deve saltare perché è quello che realmente diffonde la cultura. Oppure supportare chi ancora in questo momento riesce a garantire tramite la, la telefonata, la, la spedizione, le librerie che si stanno sbattendo per garantire questo Assolutamente. Librerie e fumetterie. E fumetterie, sì. Uh, allora, intanto un saluto a tutti quelli che si sono collegati adesso. Ci sono domande da, da Instagram? No per, no. no, per il momento no. E salutiamo. Vedo tanti anche di Progetto Stigma, no? il nostro pezzettino, la nostra famiglia dentro la famiglia Evis che salutiamo. Insomma, siamo tutti un po' sparsi in giro per l'Italia, ci stiamo continuando a servire, a coordinare, eh, però anche con un pochino più di calma, no? Nel senso è giusto lavorare da casa, c'è cioè chi non può lavorare da casa. Qualcuno in questi giorni su Facebook ricordava, io sto sì. a casa, ma c'è chi deve lavorare, c'è chi non può permettersi di stare a casa, c'è chi, chi sta una a casa e casa non ce l'ha. Esatto. Quindi nel senso il discorso è molto più complesso, però è anche vero che eh, si può... Chi può, può rallentare, no? nel senso, non facciamoci prendere dalla produttività a tutti i costi. Che secondo me anche questo è un discorso che va in parte Anzi, pensato. Se no? tutto questo servisse a rimettere un po' in discussione tutto il sistema, forse non sarebbe sì, insomma, così male. L'iperproduttività non, non è un dogma incrollabile. ecco in, Sì, In questo momento diciamo che le, le parti più colpite sono forse le parti che già. Uh, erano in crisi, erano già deboli. Quindi il piccolo negozio, la, la piccola etichetta, comunque tutte quelle forme di produzione piccole. E anche. che chi... già erano in difficoltà. E anche prima. ovviamente parlando, noi, no? Piccolo editoria, piccolo pezzo di, del mondo molto più ampio di produzione della cultura in cui c'è musica cinema teatro insomma chi più ne ha più ne metta parliamo comunque di tantissimi lavoratori che spesso non hanno forme contrattuali che lavorano a progetto partita IVA ritenuta da conto e sono tutte persone che in questo momento sono sicuramente le più colpite e sono i primi lavori che saltano i primi pagamenti spesso lo sappiamo che saltano e eh, non nascondiamoci dietro un dito, sono quelli che avranno, che avranno anche meno possibilità di accedere a qualsiasi tipo di forma di, di aiuto o di misura statale. Insomma, non sono un'azienda che può chiedere la cassa integrazione speciale, no? Yeah. Uh, intanto salutiamo Paola Peste che ci ha commentato. Salutiamo anche Turi che ci ha commentato che dice la distanza, raga. La distanza sì, anche su Instagram prima ci hanno scritto questa cosa. Però eh. lo ribadiamo: noi siamo a stretto contatto tutti i giorni. Quindi se ce lo dovevamo avere, ce l'abbiamo già, no? Più che altro la distanza. Noi siamo la nostra sede, adesso voi ne vedete solo un pezzo. La nostra sede è di 15 metri quadrati. Noi siamo qua dentro sempre, tutti i giorni, fino a. Ieri, l'altro ieri, la settimana scorsa. Oggi noi, io e Matilde, mh, dormiamo anche insieme quindi insomma siamo nello stesso nucleo fa familiare quindi non ha senso sì. stare a un metro di distanza ma possiamo di dire invece no. un'altra cosa cioè che assolutamente in tutto quest'ultimo periodo abbiamo, non abbiamo avuto quasi contatti con invece il mondo esterno al di là di eri siamo, no? siamo un po' come i fumettisti no? che st stanno sempre chiusi nel loro, tra di loro, nel loro nella lo loro stanza noi anche in realtà abbiamo continuato non potendo fare anche in altro modo a venire a lavorare eh, perché non, non tutto il lavoro si può cioè, lavorare a fare quello che dovevamo fare non tutto il lavoro si può portare a casa adesso finalmente possiamo chiaramente non abbiamo fatto nulla in quello che invece è il nostro privato per rischiare di portare mh, un contagio altrove no nel senso noi certo, tre siamo già problema. noi tre è eravamo quello. già qua e fuori da qua non abbiamo visto nessuno insomma eh, allora, visto che alcune persone si sono collegate adesso, ribadiamo giusto un, ancora un attimo, poi tra poco stacchiamo per questa prima puntata. Ribadiamo cosa andremo a fare. Eh, the Coroners, questa. Diciamo questa saga di, di eventi che stiamo mettendo in piedi durerà più o meno per, per tutto marzo. Poi vediamo se, se riusciamo a starci dietro, quanto, quanto riusciremo a tenere in piedi questa cosa. Eh, sarà un modo per eh, mettere in contatto noi gli autori, le, le librerie con le quali collaboriamo. Uh, con, uh, con tutti voi che siete dal, dall'altra parte dello schermo. Quindi intervisteremo autori che uh, avevano, hanno libri, libri in uscita tra poco o tra qualche mese, uh, intervisteremo qualche fumettista anche per chiedergli uh, come lavorare da casa, ma diciamo che il lavoro di fumettista, non cambia. <ride> non cambia più di tanto, uh, sentire sentiremo appunto uh, librai, librerie, per uh, farci raccontare un po' uh, cosa sta succedendo al loro settore, organizzatori di festival, eccetera, eccetera. Poi naturalmente accettiamo anche consigli da voi, ah, perché non intervistate Tizio Caio, Uh, ci farebbe molto piacere un saluto pure a Igor che, che ci saluta da, da Facebook sì tra l'altro ovviamente nel senso facendo un, una piccola pi, piccola parentesi su, su di noi nel senso sappiamo benissimo che tutti stiamo patendo e patiremo questa situazione quindi non è che vogliamo fare particolari pranni stay però collegandoci appunto anche all'idea di, di queste dirette di The, Corner, di The Coroners eh, noi avevamo in, in uscita la, proprio nei giorni clou le, la collana di saggi brevi Book Block a cui lavoravamo da due anni. Ovviamente, ehm, <ride> che in realtà ha avuto comunque lo stesso un riscontro veramente bello e pazzesco. Solo che avevamo programmato tutta la serie di presentazioni a cui abbiamo lavorato per mesi. Che ovviamente sono saltate tutte. In Quindi... realtà, no, una l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a farla una per in Mirato. Un Okay. Perché l'ordinanza era finita sì. e quindi. Quella la nuova presentazione... non era iniziata, non potevamo sapere che ci sarebbe stata. La presentazione si esatto. poteva fare. Comunque l'idea è anche quella di cercare di. non dico di recuperare in via live queste, queste presentazioni, però almeno l'idea di cercare di chiacchierare con gli autori eh, sul, sul loro libro eh, in diretta, questa è sicuramente una cosa che vorremmo fare che dovremmo riuscire a fare sì anche perché l'importante è il libro ma poi il libro è un contenitore di contenuti no sì. e quindi in questo momento visto che noi no pubblichi il libro ma il libro è un veicolo ok per questo periodo cambiamo veicolo per raccontare quei contenuti che ci stanno a cuore e eh, chi quei contenuti li ha creati esattamente eh, che insomma è più una volontà di eh, comunicare quello che, che stiamo facendo quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane quello che volevamo fare in, uh, in questi giorni più che un diciamo un pensiero commerciale su, sì. sulla sì. cosa non An vuole essere pubblicità anche so. perché appunto sarebbe inutile perché è come se dirà ah, stiamo patendo solo noi cioè, ovviamente, s siamo tutti nella stessa è barca esatto, Hashtag, quindi, come... inutile togliamo di subito di mezzo questa quest idea qua diciamo eh, volevo dire ancora qualcosa non mi ricordo più eh, niente appunto se avete domande tanto ringraziamo tutti quelli che ci stanno salutando sempre da da, da facebook ah sì volevo farvi vedere una cosa visto che eh, abbiamo passato gli ultimi giorni l'ultima settimana a programmare queste cose tecniche da Instagram purtroppo non riuscite a vederlo perché è una regia fatta su, su Facebook in teoria volevo farvi vedere come dovrebbe essere più o meno la grafica per quando ci metteremo in contatto con qualcuno via Skype se io adesso schiaccio così tac dovreste vedere questo piccolo riquadro che compare qua ci sarà ecco così riusciamo così copre tutto <ride> eh, qua Uh, dovrebbe comparire la persona con la quale ci metteremo in contatto telefonico o Skype. Noi proveremo con, uh, con Skype. Se la rete non ci supporterà, lo faremo telefonicamente alla vecchia maniera con il telefono messo vicino, vicino al microfono. Insomma. la speranza è che tutta questa tecnologia, usata tutta ad un botto, ci faccia passare la voglia di usarla così tanto in tempi normali e di tornare alle cose più umane e normali. Speriamo. Sì. Vi ricordiamo un'altra cosa che sembra buffo, però. Eh, quello che voi attualmente state vedendo in diretta da Facebook è successo più o meno una trentina di secondi fa. C'è un, un po' di ritardo, quindi anche i commenti, se li leggiamo un po' dopo, è perché è tutto, è tutto in ritardo. Insomma. È un po' un'inception <ride> di, di Internet. Uh, non abbiamo chiesto, ma lo chiediamo adesso che stiamo andando in conclusione di questa prima puntata che serviva appunto per spiegare cosa andremo a fare. Se ci vedete e ci sentite bene. Insomma, che sembra scontato, noi ci vediamo e ci sentiamo bene. Però uh, dateci anche un feedback su, su questo aspetto qua. Che sembra uh, irrilevante, ma non lo è. Noi intanto dobbiamo aspettare questi 30 secondi affinché loro, loro sentano esatto, ci e ci possano ci rispondere. Possano rispondere. Temporeggiamo. Quindi temporeggiamo. Cazzeggiamo. Nel mentre che loro ci rispondono, quello che si può dire è che dopodiché finita la diretta faremo su come si suol dire armi e bagagli, quindi smontaggio computer, faldoni, perché poi in realtà l'editoria eh, non è smart work, a volte è fatta di fogli stampati, contabilità contratti, fatture post-it post io dovrò portare un saccone di post-it con me a casa perché segno tutte le cose urgenti in ordine di urgenza sui post-it quindi avrò borsate di post-it insomma con nostro pandino faremo accompagneremo a casa computer eh, e Gabriele a riaccompagneremo a casa noi stessi. Da qualche parte c'è anche Django che sta vagando qua per la sede, che è il nostro cane mascotte. Diciamo per tutti gli amanti delle, delle regole ferre del metodo. Abbiamo anche stampato l'autocertificazione, quindi siamo esatto. a posto. Siamo in una botti di ferro. Si può lavorare da casa, bisogna prima venire a prendere gli strumenti per farlo. Comunque, per andare verso la conclusione, eh, volevo giusto buttare lì questa. Pillola, uh, quest'anno in teoria è il nostro decimo anno di attività, uh, quindi un, un compleanno insomma importante. E mi faceva ridere: ci pensate adesso a questa cosa, qua noi ci siamo conosciuti in, uh, in radio, in una radio qua di Torino che si chiama Radio Blackout in cui Matilde è anche stranamente la, uh, la felpa. E mi fa ridere che dopo dieci anni. Torniamo Noi tre... <ride> Noi tre... Quasi... Eh, C'è anche il video... Però un po'... <ride> Oddio dei co Come se fosse un ritornare... <ride> sì. uh, Dopo dieci anni e quasi aver, 100 libri... Non aver mai smesso... E quasi 100 libri... Possiamo così annunciare... L'abbiamo già annunciato con un... Uh, um, con un post su Facebook... Però appunto l'algoritmo eccetera eccetera... Magari non l'avete visto... Quest'anno... Uh, adesso stiamo cercando di capire nei, nei minimi dettagli. Comunque, festeggeremo al posto dei dieci anni il centesimo libro. Uh, durante questa serie di incontri vi uh, faremo. Sapere qualcosa in più, intervisteremo l'autore che è Armin Barducci che ci sta anche seguendo e vi parleremo un po' di più di, di questa uscita, che per noi è un'uscita importante. Appunto, abbiamo deciso di non festeggiare i dieci anni, ma il centesimo titolo. Sì, soprattutto perché eh, da un lato siamo quella che in inglese si chiama una small press, no? una casa editrice indipendente che sceglie anche di pubblicare. Poco in un certo modo pubblicare bene, curare in un determinato modo i libri e occuparsi realmente dei libri, no? più una scrittura è grossa, più il uh, processo lavorativo si frammenta. In realtà la cosa bella di festeggiare i, i primi 100 libri di Eris è che Eris, la, la, la nostra identità, in realtà si compone. Di questi 100 titoli? Certo. Nel senso, non è una, un qualcosa di precostituito che esiste a priori. no? La nostra era un'idea, un'idea di identità che si è concretizzata e ha preso forma con tutti questi titoli uno dopo l'altro e con tutte le realtà con cui abbiamo collaborato. Ma, ma chi è Mattarella a confronto, <ride> ma chi è? Allora, ringraziamo tutti coloro che ci stanno continuando a scrivere su, su Facebook. Un saluto appunto a Rachele, a Marco, a Darmin, a Fabio che ci dicono tutti, a Jacopo che ci dicono tutti che ci vedono e ci sentono bene. Quindi, insomma, queste prove sono servite a qualcosa. Alex Memento, a Tubi, ringraziamo anche Tubi che ci ha aiutato ieri per provare una... Una diretta, una diretta Skype. Ciao, sono Tubi e risolvo problemi. Tubi è un nostro amico che ci aiuta sempre con cose tecniche. Eh, un saluto a, ad Antonio e a Valentina. Prima di chiudere, eh, così arriviamo a mezz'ora e chiudiamo, vi ricordiamo che queste dirette, se tutto funziona, eh, rimarranno disponibili sulla pagina Facebook. Quindi ovviamente lo potrete vedere indifferita ok possiamo anche dire che domani in teoria abbiamo già un, un, una diretta programmata sperando che tutto fili liscio, dovremmo eh, riuscire ad avere con noi andrea coccia che è l'autore del, del libro eh, book block prendi il libro contro l'automobile che questo è L'unico libro che siamo riusciti a presentare è in queste Instagram. settimane, che appunto è quello che dicevamo prima, è, essere, è appunto stato presentato alla libreria del Golem nel giorno in cui non c'era l'ordinanza. Di... Di chiusura. Insomma. Quindi domani dovremmo riuscire a collegarci con lui e chiacchierare con lui sul, sul libro. Con lui e soprattutto con la persona che ha concretizzato per noi questa collana esatto. che era che le Cinerari, che per noi è stato veramente come dire un... è perfetta. È veramente perfetta. È un caro ha preso la collana tra le mani e ha realizzato quello che noi sognavamo di fare. Quindi, insomma, merito assoluto a quello al lavoro che sta facendo che ha fatto anche se buona parte come per tanti di noi del lavoro è saltato e rimandato per un po almeno sì. salutiamo e ringraziamo anche Lorenzo Laura Simone Giorgio e eh, Cammello che ci fa i complimenti perché dice che si vede che abbiamo fatto radio <ride> ma allora... certamente oh! caro. palestra di anni ciao Cammellini ma <ride> io posso dire una cosa che ero molto frustrata in radio che non si, veceva, non si vedeva la mia faccia buffa e tutte le mie espressioni da stupidina, e quindi sono molto contenta che adesso ci sono. È comunque più difficile perché devi fare attenzione anche ogni tanto al video per vedere se, se, se tutto va bene. E quindi questa cosa un po'. Io anche... preferivo la radio. Preferirei anch'io. Anch'io potevo, non so, sgranocchiare le birro. Grattarmi. Però purtroppo siamo in un momento storico in cui la radio è bella, si ascolta ancora, ma si fa un po' più fatica. Avete bisogno del video per rimanere un attimo più. Attenti Insomma, Sì, soprattutto per iniziative di questo tipo. Anche se so che è nato un bel progetto in cui, appunto, Armin, il nostro autore, Armin Barducci, ha, ha partecipato, mi sembra che si chiami uh, Radio Quarantena o qualcosa del genere. Fanno una specie di podcast in diretta. Se avremo la possibilità in questa serie di, di incontri che, che stiamo organizzando, magari potremo sentire anche loro. perché è un metodo, chiedergli come gli è venuta l'idea, insomma, un metodo alternativo di. Di comunicazione e, comunque, in generale, insomma, oltre alla TV, normalmente in casa in questi giorni: Netflix, la PlayStation, la radio esiste lo stesso. Eh? In FM. Eh, ah, le leggiamo nei commenti. Rachele dice riferito a, a Crescinerari al libro contro l'automobile. Dice: alla fine, che si è avverata una grande profezia, nel senso che abbiamo svuotato la città dalle auto, e questa è stata di ironia. Un po' così, va bene. Cioè so che ci sta, certo umor nero. Comunque è sempre più facile immaginare la fine del mondo come sta accadendo, che è comunque un mondo senza automobili. E ringraziamo sì. Coccia, Andrea l'autore di, di questo io vorrei solo dire a quelli che ci stanno seguendo in diretta su instagram che ci chiedono di fare una diretta copartecipata che tra l'altro sono delle, delle librerie spine di bari e l'altra non me la ricordo non riesco più a recuperarla ciao Sara ciao scusateci no, non riusciamo a fare adesso una diretta copartecipata ma magari nei prossimi giorni cercheremo invece di sentirci proprio nel senso sì, di, sì, di mandarvi allora, come ospiti proprio della nostra diretta ripetiamo in chiusura che eh, questa serie Incontri, appunto, eh, chiamata The Coroners, servirà appunto per mettere in contatto tutta una serie eh, di mh, persone eh, che hanno appunto li librerie, autori, eccetera. Eh, per fare una diretta tutti insieme e per sapere anche come stanno affrontando queste problematiche. Eh, in questo weekend eh, cercheremo di contattare buona parte delle persone che vogliamo intervistare e queste interviste avverranno tramite Skype con noi e questa, diciamo, questa chiacchierata verrà trasmessa in diretta su Facebook. Uh, attualmente è l'unico modo che abbiamo disponibile uh, su Instagram. È più difficile a mandare sì. tu tu tutto insieme, sì. non riusciremo. Quindi, infatti, diciamo a tutti voi utenti di Instagram: cercate di collegarvi su sulla nostra pagina Facebook per seguire le prossime dirette. Perché su Instagram non credo che, che, che riusciremo a farlo. Una cosa che proveremo a fare. Ci chiedono, se... infatti, metterete il calendario di incontri su Instagram e cercheremo di segnalarlo prima, un po' di tempo prima delle dirette. sì Uh, cercheremo, se uh, i nostri potenti mezzi ce lo consentiranno, di registrare queste dirette e magari metterla poi visionabile su Instagram. Sì. Quindi caricarla, caricarla come video. Uh, anche se Facebook e Instagram sono della stessa persona, purtroppo non riescono come dire, a collaborare uh, tanto bene. Sarebbe tanto comodo un tasto dove dici vai in diretta sia su Facebook che su Instagram. E invece no, ma purtroppo non è possibile. Ci sono... Volevo giusto così sciorinare un po' di cose che ho imparato in questa settimana. Esiste un programma per fare in modo di uh, mandare in diretta su più piattaforme tipo Facebook, YouTube, Twitch, eccetera, ma non Instagram. Mi dispiace, utenti di Instagram, <ride> continuate ci a guardare le foto. Beh, però ci ringrazio, mi dicono complimenti per l'iniziativa e per il vostro bellissimo catalogo. Grazie. Grazie, Grazie. Grazie a voi che ci seguite. Allora, eh, noi vi salutiamo. Eh, vi ricordiamo quindi il primo appuntamento che è calendarizzato per domani. Orario non sappiamo ancora. Work in allora, progress. Facciamo così. Per ora rimaniamo su questo orario qua. Voi dateci dei feedback anche sotto i commenti uh, di questo video se avete preferenze di orario. Però insomma, io direi che, bene o male, tra l'una e le tre come range ci, ci, può, stare. ci può stare. Insomma, c'è una pausa pranzo, ci sono tante cose, però ovviamente capendo anche la disponibilità di tutte le persone con cui vorremmo fare queste chiacchierate, insomma. Abbiamo tutte vite complesse. Tanto più in questo periodo, con quindi, magari figli in casa, o comunque qualche lavoro va avanti. Quindi insomma, work in progress. Quindi vi terremo aggiornati su, sui prossimi incontri. Chi andremo a intervistare eh, sia su Facebook che, che su Instagram? Se volete, seguiteci oppure giocate alla PlayStation o dormite. dormire, un fate, po' di relax. Fate un po' come volete. Eh, vi ringraziamo mi sembra stata una bella prima prova alla fine abbiamo visto ridendo e scherzando ho fatto una quarantina di minuti bene vi invitiamo a seguirci e niente rimaniamo in contatto ora andremo a vedere come funziona l'interruzione della diretta l'interruzione delle trasmissioni speriamo che non tagli a metà Vediamo, vediamo cosa succede. Eh, vi ringraziamo ancora e ci sentiamo domani. Ciao a tutti, ciao a ciao. tutti e a tutte. Ciao.